proprio nel contesto di una rivoluzione, una delle più importanti per la storia dell'umanità, quella francese, si inserisce la prossima lettura. Nel 1789 viene pubblicata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che espone i diritti validi solo per gli uomini. Nel 1791, Olympe de Gouges pubblica la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, in aperta critica al documento dell'89, con lo scopo di tutelare le donne e di presentarla all'Assemblea nazionale. Il nostro giornale, la nostra scuola, ci teniamo a dirlo, sono sempre stati vicini alla questione femminile, e anche stasera abbiamo deciso di inserire un testo che riprenda l'argomento, purtroppo ancora troppo attuale in una società come la nostra. Ci leggeranno alcuni articoli, come giusto che sia, un uomo e una donna, Alessandro Carcani e Lara Monsacci. Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna che ti pone la domanda. Tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi, chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali. Pretende di godere della rivoluzione e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più. Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore, sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti diritti della donna e della cittadina. Articolo 1. La donna nasce libera e resta uguale all'uomo nei diritti. Le istituzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune. Articolo 6. La legge deve essere l'espressione della volontà generale. Tutte le cittadine e i cittadini devono concorrere personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. Articolo 7. Nessuna donna è esclusa. Essere accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. Articolo 10. Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali. La donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla tribuna, a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Articolo 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente: io sono la madre di un figlio che mi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità, salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Articolo 17. Le proprietà appartengono a due sessi riuniti o separati. Esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro. Nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata l'esige in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità. Svegliati, donna, la campana a martello della ragione si fa.
fa udire in tutto il mondo. Riconosce i tuoi diritti. L'uomo, una volta libero, è diventato ingiusto nei confronti della sua compagna. Oh, donne, donne, quando smetterete di essere cieche? Nei secoli di corruzione avete regnato solo sulla debolezza degli uomini. Il vostro dominio è distrutto. Cosa vi resta dunque? La convinzione delle ingiustizie dell'uomo. Donne, opponete coraggiosamente la forza della ragione alle vane pretese di superiorità. Riunitevi sotto lo stendardo della filosofia. Mostrate tutta l'energia del vostro carattere e presto vedrete quegli orgogliosi nostri servili adoratori strisciare i vostri piedi, ma fieri di condividere con voi i tesori dell'essere supremo. Qualunque barriera vi si opponga, voi avete il potere di superarla. Basta che lo vogliate.